Reddit, ma soprattutto ciao BTV, ciao Simone, ciao Andrea, ciao anche a Trono di Spade. Ultima stagione, ha visto la luce la fine temporanea, non hanno visto la luce molti telespettatori, settando i televisori o anche semplicemente imprecando tra di loro in relazione a un certo episodio. È stata una serie vista, è stata una serie commentata, è stata una serie anche molto criticata. Che serie è stata? Intanto io penso che questi sei episodi abbiano avuto la fortuna di presentare dei personaggi in grossa difficoltà in relazione alla fine, e quindi in un modo anche fortuito, però presente almeno davanti al mio sguardo, un certo tipo di anche rigidità all'interno della recitazione e della scrittura, miracolosamente, o forse no, semplicemente perché si stava arrivando alla chiusa, entra in relazione con una, vogliamo chiamarla, difficoltà ad accettare un certo tipo di ruolo, in poche parole. Quello che molti hanno criticato di questa stagione a me è piaciuto. È come se i personaggi non, soprattutto verso la fine, soprattutto il personaggio di Jon Snow, soprattutto l'interpretazione di Kit Harington, è come se Jon non riuscisse a reggere quel tipo di ruolo che deve avere, quel tipo di situazione. E questo, devo dire, per me che sono un vecchio analista, un vecchio critico cinematografico che approccia comunque il prodotto audiovisivo con un'idea di ricordo e di storie, questo mi ha molto affascinato, perché è come se questo essere impacciati a me abbia convinto in relazione a come erano più vigorosi prima i personaggi, perché non stava arrivando alla fine. Invece qua si sente che c'è un termine che è giunto, ed è come se tutti si spaventassero, ed è come se tutti si anche irrigidissero, ed è come se anche i limiti dei personaggi, che poi paradossalmente possono essere limiti degli attori, torno sempre a pensare a Kit Harington e a Jon Snow, perché è lui veramente è quello che è più in difficoltà negli ultimi episodi. È più in difficoltà e continua sempre a ripetere le stesse cose. È come se il personaggio non avesse più battute. Lei è la mia regina, lei è la mia regina, lei è la mia regina. Poi la grande azione e poi ho fatto bene. Ma in fondo, ma chi lo dice che Jon, appunto è il grande dibattito, no, di questa serie, chi lo dice in realtà che Jon fosse pronto a psicologicamente e anche intellettualmente, culturalmente, ad affrontare quello che affronta? Alcuni sostengono che lo fosse e pronto, alcuni sostengono che sarebbe stato perfetto per proseguire. In realtà l'essere impacciato, in realtà tutto questo blocco mi fa pensare che è come se avesse esaurito il suo compito. E questo mi ha molto affascinato, cioè più ci penso, più penso che tutto ciò che appunto è stato criticato molto anche dai telespettatori, non solo in termini di luce, che non ci hanno visto niente, non hanno capito niente nella battaglia in mezzo ai draghi, in mezzo al cielo, ma anche queste contraddizioni dei personaggi, questa scrittura più rozza, è come se invece prima loro potessero urlare. C'è qualcuno che urla in questo, ed è la cosa che mi è piaciuta di più, ma è un drago, non è un uomo, non è una donna, non è un re, è un drago che urla. È come se invece prima urlassero, prima fossero più forti, adesso che c'è la fine, qualcuno si deve sedere sul trono di spade, se il trono di spade rimarrà, è come se non riuscissero più bene a parlare. E allora ecco che, forse la mia lettura è fin troppo meta, ecco che forse questa scrittura più debole, no, di Benioff, Weiss and Company, si fosse sposata magicamente con questi personaggi che sono terrorizzati. Io l'ho visto, sono terrorizzati, e forse anche attori che non reggono, soprattutto Kit Harington, attori che non reggono la gravitas, attori che uno dice vabbè, ma non è in grado, e forse non è in grado Jon Snow. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sei episodi che io complessivamente ho trovato belli, perché è una serie che politicamente soprattutto mi ha, e dragonescamente mi ha esaltato,
più questa piccola cosa appunto del blocco dei personaggi, che mi sembra anche il blocco degli attori, che mi sembra anche il blocco degli sceneggiatori, che però va bene perché sta arrivando la vertigine. Ma come, dobbiamo affrontare i morti, siamo anche convinti forse che non ce la faremo nel momento, qua serve, qua aiuta, nel momento in cui, chissà se Benioff e Weiss ci hanno pensato o è stato culo, però ci siamo arrivati, nel momento in cui si chiude ciò che forse non avremmo mai pensato di poter chiudere positivamente, non sappiamo più che fare. Non sappiamo più che fare, soprattutto perché dobbiamo prendere, John, delle decisioni che ci atterriscono e non siamo proprio in grado noi, non abbiamo letto abbastanza libri, siamo stati alla barriera, siamo stati dei bastardi pena vita, siamo stati amici dei bruti, siamo stati costantemente con le armi in pugno. È come se in quel momento lui non avesse la possibilità, la vita nelle stanze del potere, nei corridoi del potere, per poter capire. E infatti chi è che viene fuori di più? Ma Tyrion, ovviamente, Tyrion Lannister, colui che era venuto fuori di più come attore, cominciando a vincere prima e più di altri gli Emmy, no? Ne ha vinti una marea, Trono di Spade. Peter Dinklage è quello che si trova più a suo agio, Tyrion è quello che si trova più a suo agio alla fine. Perché? Perché c'è da pensare, e perché c'è da... parla, mi piace molto che gli dicono parla, abbiamo bisogno delle tue parole, parla, con lui che comunque anche ha dei sensi di colpa, delle, come posso dire, inadeguatezze, però in realtà parlerà, perché comunque nonostante il senso di colpa, nonostante le inadeguatezze, comunque Tyrion parla, e quando parla lo dobbiamo ascoltare. Sono 6 episodi diretti da David Nutter, Miguel Sapochnik e Benioff e Weiss. Allora, diciamo che li abbiamo visti tutti, l'ha visti tutto il mondo. Io non sono d'accordo sul fatto che è così brutta questa serie, assolutamente no. Che cosa mi è piaciuto? Tantissimissimo. Beh, mi è piaciuta la battaglia, ovviamente, con i morti. E che tanto morti non so, che poi risorgono. Mi è piaciuta l'attesa, mi è piaciuto il canto, che mi ricorda ovviamente anche il ritorno del re, e l'attesa, la paura dell'attesa che ti fa sentire proprio che si cacano sotto, è la battaglia del fosso di Helm di Jackson. Poi anche invece una attesa più lirica, con tanto di canto, è il ritorno del re, sempre Peter Jackson, sempre l'origine del Trono di Spade in termini produttivi, non sarebbe esistito senza quello. E allora ecco anche mettersi attorno al fuoco, la dolcezza, la risoluzione, stanno tutti lì, si sono convertendosi nel caso di Jaime, lì a Grande Inverno, ed è lì che si aspetta, ed è lì che si organizza la difesa. Cose belle di scrittura, cose belle d'atmosfera, cose belle di dialoghi, e poi l'episodio si vede, non si vede, io l'ho visto e mi è piaciuto anche non vederlo, perché crea una grande attesa all'inizio, crea una grande suspense, e devo dire mi ha molto affascinato il fatto di vedere queste forme indistinte nel cielo. Parliamo di loro. Loro sono cresciuti insieme a noi, sono cresciute tante persone. È cresciuto Bran, è cresciuto Drogon, e sono dei personaggi importantissimi, sia Bran che Drogon. Drogon è la mia droga si chiama Drogon, non si chiama Julie come ai tempi di Truffaut, si chiama Drogon, perché Drogon osserva, non è che stare sotto ed essere cavalcati ci permette di essere passivi, anche dal punto di vista sessuale è una posizione molto interessante. E Drogon, quindi, cavalcato, che vuol dire? Ha osservato, ha visto, ha ucciso, ha fatto strage. Stupendo, geniale. Ma chi li conosce i draghi? I draghi sono una cosa importante, diceva Tolkien. Quando tu affronti il drago, qua si affronta il drago. Drogon cresce, Drogon ha visto, Drogon c'ha un punto di vista politico e anche morale. Drogon fa una cosa che mi ha esaltato in questa serie. Drogon ha sofferto nel momento in cui distruggeva una città, ha sentito sopra di sé la sua mamma e montatrice cambiare,
nel momento in cui lo faceva si è dissociato politicamente e moralmente? Forse sì, perché se no farebbe qualcosa John che non fa, ed è l'urlo, e poi c'è l'urlo, quest'urlo di un ragazzo che è rabbioso, ma perché urla? E urlando ovviamente incendia, e incendiando che cosa va a colpire? Va a colpire quel simbolo, va a colpire il simbolo che ha cambiato sua madre, va a colpire il simbolo che ha distrutto sua madre, va a colpire l'anello del potere, che è un trono del potere, 1000 spade nella testa di una bambina che sapeva contare fino a 20. Ce la siamo giocata. Quella ragazza che voleva cambiare il mondo, quella ragazza che voleva pensare alle future generazioni e quindi, perché no, inceneriamo le attuali generazioni. Tanto noi dobbiamo pensare alle future generazioni. Guardate che la scrittura è estremamente coerente. Allora, nel momento in cui quell'oggetto è davanti a te, io non brucio Jon Snow, io brucio quell'oggetto. Io sono entrato nella testa dei Drogon e poi mi sono chiesto dove la porta, dove è andato, va via. Ho trovato quel momento meraviglioso, ma basta solo quel momento per amare questa serie. È la scena che io trovo magnifica, per quanto è presente e possente in CGI la presenza di Drogon, per come arriva, per come cammina, per come si rende conto, per come piange, per come urla, perché guardate che è un urlo, quello è un urlo, è l'urlo di Drogon, è proprio un pianto, è la rabbia, e tutto ciò che fa ha un senso. Brucia quella roba là che ha distrutto sua madre, prende sua madre e se leva dai coglioni. A quel punto io non so dov'è, non so in che zona morale si trova, però che scelta, che carattere, che meraviglia questo ragazzo. Si chiama Drogon, Rhaegal, si chiama Drogon, e attenzione, lui ha visto quell'uomo verso cui non urla il suo odio, ha visto quell'uomo verso cui non indirizza la sua rabbia, perché la indirizza sul trono, l'ha visto cavalcare vicino a sé Rhaegal. A quel punto io sono entrato nella testa di Drogon e ho pensato, ma certo che lui è d'accordo. E infatti, se stiamo sotto, sempre, possiamo fare delle cose. Se stiamo sotto e siamo cavalcati, non è vero che siamo annullati dalla presenza di chi ci sta sopra. Abbiamo un nostro punto di vista e possiamo leggere la situazione da quella posizione. Meraviglioso. Meraviglioso, questa è grandissima scrittura. E allora Viserion ce lo siamo giocato, è lui uno dei protagonisti delle scene più contestate in chiave visiva della grande battaglia, e però Rhaegal, ciao in 2 secondi per colpa dei Greyjoy. E allora Drogon, non dovete mai dimenticare che Drogon in quel momento pure è rimasto solo. Guarda, John è convinto, John fa così, perché John è, anche lui è preciso, cioè John è giusto che John finisca dove finirà, ragazzi, è giusto. È anche abbastanza sollevato, anche perché si era innamorato e sappiamo che John è un bravo ragazzo, poi scopre che è sua zia, adesso va bene grazie zia di Salvatore Samperi, però anche grazie zia di Salvatore Samperi ci avete avuto pulsioni erotiche nei confronti delle zie, vabbè, è una cosa un po' novecentesca, eh? È una cosa un po' da softcore, che non si fanno più, perché è una cosa molto che noi abbiamo declinato in chiave cinematografica, in chiave samperiana, con grazie zia, che era anche un po' bellocchiano, bellocchio c'è stato col traditore. Vabbè, insomma, John sappiamo che non appartiene a quel tipo di roba cattolica, un po' contorta, un po' morbosa, che allora però Sadomaso e alla fine poi ciao. No, Lucastel, no. È un discorso legato al fatto che John, dopo che la bacia, si sente, c'ha anche dei problemi chiaramente sessuali, insomma, non può, lei se ne accorge perché è sua zia. A quel punto lui non fa grazie zia, lui fa scusa zia, scusa pure per quello che è successo prima. Lei vorrebbe quasi un rapporto, e qua arriviamo agli altri due, Cersei, Jaime. Lei, che è sempre quella ragazza 1000 spade nella testa di una bimba che sapeva contare fino a 20, la conosciamo, aveva insegnato le nuove posizioni sessuali, essere cavalcata, cambiare la posizione sessuale, insegnare a Khal Drogo
a farsi scopare meglio, a scopare meglio, a scopare con un rapporto di maggior... Che bello, che meraviglia quei momenti. Che a far l'amore con... in modo diverso. E Khal Drogo che la guardava. E Drogon viene da Khal Drogo, non lo dimenticate mai. Quindi c'è anche un collegamento con suo marito, con quel ragazzo che la voleva violentare, con quel Dothraki che la voleva semplicemente stuprare in allegria, e invece lei gli aveva cambiato la vita ideologica, l'aveva fatto innamorare, avevano fatto l'amore in modo diverso, avevano concepito il rapporto di coppia in un modo diverso. Che meraviglia. Daenerys viene da lì e poi ne ha passati di tutti i colori. E allora perché non vedere in lei la difficoltà, la grande difficoltà di un volo che nel momento in cui lei vede poi qualcosa che apparteneva alla sua famiglia là in lontananza e non ne può più, e a quel punto si sfoga. Io questo l'ho capito, io questo sbrocco l'ho compreso, e però allo stesso tempo capisco anche che John, per come è fatto, non possa più nemmeno far l'amore con lei, perché zia, no, scusa zia. A quel punto, l'ho detto, il momento di Drogon è una cosa straordinaria, ma come è anche straordinario il discorso politico, e qua chiudiamo. Cioè, allora, quello che mi interessa è Tyrion che parla laddove altri non possono parlare, sembra che Kit Harington balbetti, ok, sembra che non sia proprio in grado, sembra che i capelli non siano in grado, sembra che la faccia non sia in grado, sembra che la voce non sia in grado, e vai via, torna là, vai alla barriera, vai con i bruti che è meglio. Infatti mi fa, è dolcissimo alla fine. John è come se ci aveva un po' pensato, sempre in una chiave etica, non che voglio, perché, però poi alla fine là in mezzo ai bruti, l'amico suo che non ce l'ha fatta con Brienne, non ce l'ha fatta, ma vorrei vedere, c'era Jamie, e è giusto così. Io ho pensato, e infatti l'ho visto John più rilassato alla fine. Ma certo, anche perché parlerai con Tyrion, richiedimelo tra 10 anni, se ho fatto bene a fare quello che ho fatto, che abbiamo fatto, gli dice Tyrion, sempre lucido fino alla fine, gli fa, richiedimelo tra 10 anni. Ragazzi, io sono sicuro che questa conversazione noi la vedremo filmata. Politicamente chiudiamo con la politica. La politica è Daenerys che dice le future generazioni. Perché io devo essere giudicata politicamente e moralmente ora, per come è andata a finire la faccenda, per come si sono alzati gli animi, per quello che è successo? Dai, sì, su, ho incenerito una città, ma noi abbiamo davanti il futuro. È sempre il discorso del politico che tu puoi fare sputando, come fa Servillo nei panni di Giulio Andreotti nel Divo di Sorrentino, su fare il male per il bene. È sempre l'ottica di questi ragazzi, di questi soggetti che poi perdono la ragione, e non è facile, che fanno la politica per noi. Daenerys sta lì, ma è molto interessante il discorso politico tra Varys e Tyrion. Varys è un comunista. Varys è un protocomunista, l'aveva già detto, io lo adoro. Uno senza pisello, in una serie dove il pisello è stato molto importante, sia in chiave metaforica che in chiave letterale. Uno senza pisello, uno senza capello, uno senza fisico, uno senza niente, vuole tutto per tutti. Varys l'aveva già spiegato in un'altra stagione, questa sua visione che mi aveva entusiasmato. Io penso al popolo. E guardate, questa è una serie che si chiude con il primo dibattito bellissimo. A me la politica mi è piaciuta da morire. Sam che dice, scusate, ma perché non si vota? Che gli dicono a Sam, perché non votiamo il Trono di Spade? Se vabbè, allora potremmo chiedere anche a cani e cavalli. Questi eravamo considerati noi borghesi, poi borghesi stavamo per nascere, però ci sono dei borghesi in Trono di Spade. Borghesi chi sono? Beh, non lo so, un commerciante, un fabbro che ha fatto due lire. L'abbiamo visti a Prato del Re, ci sono le case, ci sono le vite, ci sono i commerci, ci sono le famiglie, c'è anche gente, lo sappiamo anche quando giochiamo a Skyrim, a Witcher, c'è anche gente, e lo sa, è tutto Tolkien ovviamente, c'è anche gente che sta lì che è morto d'infarto, c'è anche gente che ha avuto una vita noiosa dentro l'universo di Trono di Spade, ha guidato un carretto, io sono molto... C'è gente che è Loach,
c'è gente che è morta anche cadendo dalle scale in Trono di Spade, c'è gente che non aveva parlato dei draghi, non aveva parlato dei dothraki, non aveva parlato di Greyjoy, non aveva parlato di niente, non aveva parlato dei immacolati, non aveva mai pensato a ste cose, c'è gente che era già borghese dentro il Trono di Spade. L'abbiamo ogni tanto intercettati, l'abbiamo visti di sfuggita, ma ci sono, il mondo è grande. E allora noi, questi borghesi, li vogliamo far votare? Eh sì, vabbè, poi facciamo votare anche, appunto, chi erano i cani e i cavalli. Però invece è un inizio. Allora, Varys provoca da questo punto di vista. Varys dice, io penso solo ed esclusivamente, Tyrion è ancora il consigliere dei re. Tyrion è ancora giusto in scrittura. Tyrion è ancora figlio delle casate. Tyrion è figlio di una casata. Eri l'unico che mi voleva bene, eri l'unico che mi trattava bene. Momento di pianto con Jamie, di abbraccio. Era il freak, ma era un Lannister. E i Lannister sono i Lannister. Quindi la distanza tra Tyrion e Varys, beh, è stupenda, è fantastica. Io punto al leader del popolo, tu punti a essere fedele con la tua regina. Chi ha ragione? A quel punto la grande decisione, la decisione di John è incapace di andare avanti, ma meglio così, riportiamolo là. E questo momento di Drogon che, vabbè, insomma, c'ho i brividi e dove è andato quel ragazzo? Mi chiedo dove, da quando cammino e penso a Drogon, sono giorni, molti giorni che penso a Drogon, e dov'è? E sono convinto che abbia fatto quello che abbia fatto per le ragioni che ho detto. Chi mi è piaciuto tanto in questa serie? Ma diciamo, io appunto complessivamente la salvo. È sempre bello per me finire o comunque avere la responsabilità di chiudere un percorso, e certo poteva essere meglio, ma poteva essere anche peggio, poteva essere qualsiasi cosa. Quello che c'è, quello che è, alla fine poi pensandoci, per me non è niente male, non è niente male, considerato il fatto che non è affatto finito per me. Richiedimelo tra 10 anni, forse anche entro meno di 10 anni, no? Adesso ci spariamo il Signore degli Anelli che arriva e sarà importantissimo, che arriva, ed è bello perché il Signore degli Anelli ha cominciato, non ci sarebbe stato Trono di Spade senza Peter Jackson, e ha preso tante cose, però poi ha inserito il sesso e la politica a dei livelli molto spinti, machiavellici, House of Cards, e quindi Tolkien, che è spirituale, diventa terreno, diventa sessuale attraverso Martin, e l'idea di prendere Martin e di adattarlo in questo modo, perfetto, magnifico, editorialmente era quello che mancava, è quello che è mancato clamorosamente al Garrone del racconto dei racconti. Non si può affrontare il fantasy senza avere un'idea del fantasy, senza sapere che cosa c'è stato prima e quello che ci sarà dopo e chi sarai te. Le storie, è quello che dice Tyrion, le storie sono importantissime, chi conosce le storie, chi conosce le nostre storie, chi ha visto quel sussurro di quella donna che stava partorendo, quel sussurro a suo fratello. Chi è stato lì viaggiando indietro nel tempo, ma l'uomo che non si poteva muovere e che forse si è mosso più di tutti dentro la storia delle storie di Trono di Spade, e quindi è ovvio che lui debba essere il re dei 7 regni, che forse diventeranno 6 perché qualcuno farà la secessione. E allora, diciamo, da un punto di vista politico, io penso che ci abbia detto tanto questa serie e si sia chiusa in un modo convincente, almeno per quanto mi riguarda, e sono molto affezionato a tutti i personaggi, e anche alla regina, alla ragazzina che fino all'ultimo dimostra al gigante che essere piccoli 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 di fronte a uno grande grande grande, però poi si può uscire di scena con grande forza uccidendo il grande grande grande, come successe già tanto tempo fa in un'altra storia delle storie della nostra umanità tra Davide e Golia. E poi mi è piaciuta anche molto quella riunione finale sulla ricostruzione, sull'ironia, i bordelli. Forse i bordelli non sono la prima cosa che dobbiamo fare, no, però c'è qualcuno per cui i bordelli sono molto molto importanti, e nei bordelli anche abbiamo visto grandi scene erotiche molto belle. Allora, aspettando di goderci adesso il Signore degli Anelli, io sono convinto che tra 10 anni, richiedimelo tra 10 anni, sono convinto che rivedremo Tyrion e Jon. Tyrion andrà a trovare Jon, difficile il contrario, e gli andrà a dire: forse adesso possiamo parlare
della nostra azione, perché sono passati quegli anni. C'è qualcuno che sta facendo un grande viaggio e sta scoprendo nuove terre. Le nuove terre sono nuove scenografie, sono nuove storie, sono nuovi mostri, sono nuovi mondi. Perché io non devo pensare che lo vedremo? Ovvio che lo vedremo. Attori diventati importantissimi che firmeranno nuovi contratti tra qualche anno. Adesso è arrivato il momento in cui finalmente anche tutta questa frenesia può finire. E quindi a maggior ragione, di fronte a chi sempre si estranea dalla lotta e non affronta la difficoltà del nostro sguardo, la difficoltà del nostro giudizio, che poi è un giudizio del mondo. Ma avete visto quanta gente ha visto Il Trono di Spade? Allora, chi non ha paura di giocare, io lo stimo sempre. È andato a giocare, la serie non è niente male, secondo me, si chiude per come si doveva chiudere, anche attraverso questa piccola cosa meta che l'essere impacciati, questa certa rigidità di una paura e forse anche di una scrittura che non è stata riscritta, che ha fatto indignare molti di voi, anche molti di noi, invece io l'ho trovata coincidente con la, diciamo, la vertigine, il terrore, l'essere atterrito dal fatto che c'hai una chiusa che stai per affrontare. E loro forse non lo stavano pensando troppo, facevano l'amore, morivano, lottavano, ma mai pensando che sarebbe arrivata realmente una fine con qualcuno che su sto cavolo de trono se doveva sedere. Ma il trono esiste ancora, forse qualcuno lo squaglia con la sua rabbia e il suo dolore. È lui quello a cui mi sono affezionato di più. È un uomo? È una donna? È una ragazzina pugnace? No, è un drago di nome Drogon. Ciao Bad Taste, ciao Trono di Spade, ciao Andrea, ciao Simone.